No, non credo. Un corso di lingua napoletana, certamente solo i politici. Certamente, una delle cose più belle, lui ho partecipato in quegli anni, che erano anni abbastanza tristi, per la seconda metà degli anni Ottanta. Allora, la prima cosa che dico di Franco è questa, che sicuramente non era un moderato, ma al tempo stesso dimostrò che si poteva non essere moderati senza essere incazzosi. E questa cosa era molto particolare all'epoca, perché degli incazzati all'epoca ce n'erano parecchi, c'erano tutte le ragioni per essere incazzati. Franco invece riuscì a mantenere questo aspetto che era fondamentale. La seconda cosa, che era un po' unica, è questa. Lui era più, insomma, un po' più di anni di me, e all'epoca, la differenza di età, all'epoca parlo dei primi anni 70, che è il momento in cui ci siamo conosciuti, in gruppi della sinistra extraparlamentare, lui un militante di Lotta Continua, io un giovane militante di Potere Operaio, e c'era molta concorrenza tra i gruppi, a volte ci si guardava in cagnesco, perché poi c'era tutta una serie di operazioni che venivano fatte per rubarsi gli operai, che erano molto pochi in quei gruppi, e quindi Lotta Continua era bravissima a rubare gli operai davanti alle fabbriche, e gli operai contro gli operai, che erano pochissimi, e quindi poi lo racconto, però c'era questo aspetto, ma quindi c'era questa religiosità. E al tempo stesso c'era una differenza di età che si sentiva molto tra i compagni universitari, che se la tiravano parecchio, e i compagni miei. Franco riuscì a rompere questo tipo di ostilità. Aveva una capacità di parlare con i ragazzi più giovani, quelli che avevano, perché loro si pensava fra quelli dei 14, 15, 16 anni, che altri compagni universitari non avevano. Quindi fu in quel momento, in quei gruppi diversi, in due età diverse, con cui iniziamo a conoscerci, a frequentarci, a vederci alle manifestazioni, a vederci alle assemblee, a parlare. Altra cosa che mi piace ricordare di lui è questa: lui non ci sarebbe stato un Franco Morpurgo 2.0, non sarebbe mai stato una persona da social network, perché Franco aveva un aspetto che oggi manca quasi completamente, in parte Gabriele lo diceva già prima, quello di quando ti incontrava, ti accarezzava, ti abbracciava, ti sorrideva, cioè non c'era una fisicità che oggi nell'epoca di social network è completamente sparita, e questo aspetto è un aspetto che l'ha caratterizzato fino all'ultimo giorno in cui l'ho visto. Altra questione che all'epoca mi fece dire: questa è una persona diversa dalle altre. Nella storia delle persone che hanno fatto politica, soprattutto nei gruppi dell'estrema sinistra o anche da altre parti, comunque c'era un percorso che era abbastanza banale, ma che puntualmente si poteva verificare, che da giovani si era rivoluzionari, a 30 anni si era un po' più moderati, poi si diventava riformisti, fino ad arrivare. Ecco, Franco invece ha mantenuto una linearità anche nel comportamento, pur facendo un lavoro che non c'entrava assolutamente un cazzo con l'attività politica che stava svolgendo. Faceva il rappresentante di strumenti farmaceutici e quindi quando me la raccontava, questo aspetto di una persona normale, cioè un rappresentante di cose particolari, che poteva avere anche un reddito discreto, che continuava però a impegnarsi nelle cose perché gli piaceva la politica fatta in un certo modo, la politica che andava incontro alle esigenze delle persone più deboli. Poi c'è stato il 77, nel 77 non ci siamo frequentati, l'abbiamo fatto entrambi, però non ci sono stati dei momenti comuni che me lo ricordo particolarmente. Ci siamo rivisti all'epoca degli Occhi Dolci, io avevo smesso di fare operaio, quando gli altri avevamo messo una cooperativa editoriale, dove cominciò a scrivere anche Giovanni Egidio, cioè che faceva un giornale che si chiamava Mongolfiera, e Franco, il Mongolfiera era un giornale che parlava della città, insomma delle cose che i giornali ufficiali non parlavano, e quindi cominciò a fare inchieste, insomma indagini su un terreno molto fertile che in città esisteva, soprattutto dal punto di vista culturale. E quindi era l'epoca degli Occhi Dolci, ci fu una sorta di joint venture, noi parlavamo molto di questa esperienza nelle pagine del giornale, e fu lì che mi disse: guarda, abbiamo inventato con gli altri due Gabriele un'idea
che spaccherà è il corso di lingua napoletana, e per me un bolognese, no, pianzoni, parlare dialetto, e dice, oh, quella voi proprio, cioè questi qua, gli anseo per voi è Feriesa, che poi era una delle cose, che non era napoletano, però era, credeva molto di più che il discorso dell'ironia, dell'estate, poi il Feriesa, perché Franco aveva voglia di parlare molto spesso, assieme a Gabriele, che anche lui, infatti ieri che ci siamo visti davanti all'abito di Francesco di Mascarelli, ci siamo detti, ma dobbiamo vedersi di parlare di Franco, troviamo un modo che non sia, cioè come vorrebbe lui, insomma, facendo un po' gli asini, perché altrimenti, ecco. E quindi gli occhi dolci per me sono stati una cosa importante, che mi hanno aperto anche la mente per certi aspetti. Io ero uno abbastanza chiuso, cioè... no, non giravo gli occhi bassi, però avevo dei bei effetti di prosciutto davanti agli occhi. Gli occhi dolci me li hanno in qualche modo tolti, mi hanno fatto capire che c'era anche un altro mondo. E quindi sono stato... dopo fuori una maglietta, quella di Che Guevara, bisogna essere duri senza perdere la tenerezza, e lì questa scelta un po' è stato Franco che me l'ha insegnata. E dopodiché ci siamo persi di vista per un altro bel po' di anni, e ci siamo visti all'epoca dell'esplosione di un altro movimento. Dopo le giornate di Seattle ci fu un'assemblea qui alla sala dei notai, numerosissima, che appunto con persone che erano interessate ai contenuti di questo nuovo movimento, al tema dell'organizzazione, tutto quello che stava a significare. E cominciarono una serie di assemblee dell'ex Cinema Ambasciatori, che allora non era utilizzato, per organizzarci, per contrastare un convegno che l'OCSE aveva deciso di fare a Bologna dal titolo piccola e media industria nell'era della globalizzazione. Non so bene per quale ragione ci mettiamo a darci tanto dentro per organizzare questa cosa. C'era la parola globalizzazione che ci stava sulle palle, e quindi era necessario assolutamente che di fronte al fatto che in città c'era un convegno di questo genere si organizzava un movimento, il NOX, che fu una cosa abbastanza consistente in città, e cominciarono a riunirsi quasi quotidianamente assemblee con più di 400-500 persone. E l'altra cosa che ci piaceva molto era che era un movimento multigenerazionale, cioè dove ci potevano stare benissimo dentro ragazzi di 17, 18, 19, 20 anni e persone, io ne avevo 46, 47, Franco ne aveva poco meno di 60, e si stava benissimo, si riusciva a parlare, e questo era un altro aspetto interessante di quel movimento che poi è stato definito No Global, che era un movimento che più che su obiettivi concreti come erano stati i movimenti precedenti, aveva dei valori, trattava i valori di carattere generale, quindi da questo punto di vista aveva questa capacità di attrarre persone anche molto diverse, come stili di vita, come sensibilità, come scelte. Il problema di quel movimento è che, appunto, essendo un movimento soprattutto che si basava su valori, non aveva obiettivi, non ha ottenuto niente, quindi tutte quelle grandi persone che erano i 110 milioni che si smossero contro la guerra, purtroppo dei risultati non ne ottennero, e quindi anche quel movimento ebbe una china, insomma, che era simile a quelli dei movimenti precedenti per certi aspetti, anche se poi alcuni contenuti hanno modificato le vite delle persone. In quel movimento Franco mi disse una cosa molto bella: io vado in pensione fra un po', ho molto tempo per pensare, per fare delle cose, mi sento ancora molto, molto forte, molto in gamba, ho ancora una gran voglia di sognare, ricominciamo a sognare, perché ce n'è molto bisogno di sogni, in una città, in una società che appunto toglie alle persone il diritto di sognare. E cominciamo a ragionare, a vedersi molto, a discutere, a pensare, a organizzare delle cose. Poi a un certo punto, dopo le giornate dell'OCSE, che furono comunque un momento interessante a livello sociale e conflittuale in città, Franco non si vide più, seppi che aveva avuto la malattia, insomma, durante l'estate, e poi ci fu Genova. Anche questo. E dopo Genova, Franco vuole venire anche se non è in condizione di
presentarsi in un certo modo alla manifestazione che viene fatta a Bologna per far vedere appunto che quello che era successo era una cosa che andava assolutamente criticata, e quello fu l'ultimo giorno che io vidi Franco, non ci dicevo niente, ci abbracciamo e poi non ci siamo più visti.